Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con la reaction dell'amichevole Francia-Italia. Ragazzi, partita per la Francia importante perché comunque alle porte c'è il mondiale, quindi si deve scaldare praticamente. Per l'Italia un'altra partita di rodaggio sotto la guida di Mancini. Andiamo un attimo a vedere le formazioni ufficiali ragazzi. Francia che gioca con il 4-3-3, vediamo che c'è Mbappé, Griezmann, Dembélé, cavolo, Cantempo qua. Quest'anno la Francia ha una formazione veramente pazzesca, l'Italia gioca con il 4-3-3, stavolta giocano Berardi e Chiesa, mentre l'altra volta giocavano Politano e Insigne. La difesa pecca della Francia, solo c'è un centrocampo e un attacco devastante, ma la difesa pecca. Difesa Pavard, chi è che c'è di terzino destro francese? Magari sono terzini, devo uscire. Sidibe probabilmente. Comunque tutte e due squadre che devono rodare e capire insomma ancora come giocare al 100%, vediamo un po' come andrà la partita, come sempre ragazzi. Forza Italia! Occhio alla punizione per la Francia. In campo ci sono i tre giocatori più pagati della storia del calcio: Mbappé, Pogba e Dembélé. Che Griezmann, la punizione! Stacca Mario! 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 Punizione, occhio da pronto cross della Francia, no! Mbappé! Ma tu sì! No! Un titino, mi sa. Eh sì. Bravo Siri, però non poteva farsi niente. Porta vuota. La difesa da spazzacolo, cioè non ci sono arrivati prima. Ma più che altro mi c'è solo un Mbappé che ha tirato, perché l'errore è stato prima, forse adesso lo rivediamo, però... Chi è che l'ha perso? Doveva fare qualcosa meglio forse Siri, guarda. Ah no, okay. Più di Siri, cazzo, un metro, dai. No, doveva buttarla fuori. Dati, come fai? Ah, chiesa. Ma Chiesa che lo manca, è Chiesa. È Chiesa che cambia passo dietro. Ha perso l'uomo dietro. Chi quell'altro lì spaccato? Vabbè, 1-0 per la Francia, 8 minuti di gioco. Siamo partiti da Raffi, eccolo. Vai Mario! Con l'esterno, madonna mia! Si tira fuori la perla così. Bravo Mario! Mario! Guarda che pettinatura che c'ha! Guarda, è da solo quello! Oddio, che cannonata! Era Kanté? No, Pogba. Pogba mi sa. No, Kanté! Era Kanté! Non è che si chiama così lunga. È motorino Kanté. Sì, è buono! Guarda lì! Ah sì, Pogba è il limite dell'area. Minchia! È la torta! Bam! Ho caricato bene. Sirico c'era comunque, eh? Sì, si è steso proprio bene. Ma Mbappé quanto cazzo corre! Guarda lì! No, via! Ma c'è qualcosa? Guarda che non sono ancora libero, eh! Infatti sì, occhio Hernandez! Pogba! Mbappé che fa la differenza, eh? Cazzo, che botta! Vantaggio, occhio! Mbappé! No! Madonna mia, dove stava mettendo? Ma sta dentro, la lo giuro anch'io. Che è stato vero? Se non avesse all'incrocio. Minchia, questo è come gioco, mi piove. Che cambio di gioco che ha fatto Griezmann. Guarda quello, tutta la batteria libera. Cazzo sono quelle d'Italia? Oh! Dove va? Rigore. Cioè, dai. Troppo facile. È partito da metà campo questo. Mandragora, ma possiamo giocare con Mandragora? Ma non c'entra un cazzo, ma la difesa. Ma sì, ma dai. Lui ha fatto anche troppo, un centrocampista, che cazzo gli corre dietro? La difesa deve esserci, no? Ma c'è a sinistra di terzino che non c'era nessuno. Tutta la prateria era libera. Cioè, Darmian comunque c'è buttato. Adesso, sì, ha preso la gamba dietro, guarda. Omar, La pala. Ti? Oh. Segna, tira raso terra e segna. No, incrocio. Griezmann! Ti dai, c'era andato! C'era andato! Le petit diable! Ha risultato così! Ma a cagare Griezmann! Arriviamo per non piangere. Vabbè, 2-0 dopo, penso, 25 minuti. Adesso mi si vede il cronometro. 28. Ti ha rischiato, eh? C'era andato anche, cazzo. Come ha allungato la mano? Cioè, ha preso la laterale. Messa perfetta, perfetta. Speriamo che non ne facciano due di mezz'ora, sennò è un casino. No, due ogni quarto d'ora. Cioè uno ogni quarto d'ora. Che vuol dire due ogni quarto d'ora? Sì, dico uno ogni quarto d'ora. Vabbè, ditemi voi cosa ne pensate di questa affermazione. No, taglia, andiamo. Oh! Bravo Mario, col fisico! Vai Mario, rigore! Limite. Cazzo, che sono limite. Bravo Mario comunque, dai. Dai Mario. Oh, Leo. Ho detto che io Bonucci. Ho detto che la tirava sul portiere, il potente. Io sono stata amica, eh. Hai visto come la respinta? Dai, che ci siamo, dai. Vai ragazzi.
Fanno sempre il passo verso i portiere. Bam! Sto fermo stavolta però. Buono, buono, dai, 2-1. Dai, dai ragazzi. 35 minuti, partita ancora apertissima. Fine primo tempo, Italia che va negli spogliatoi su 2-1. Che partita malissima, poi un po' si è ripresa, però... Cioè dire che la Francia è nettamente superiore a livello tecnico, centrocampo dell'Italia probabilmente è troppo gracile a livello fisico, anche Jorginho, Mandragora e Pellegrini. Comunque vediamo di riprenderci nel secondo tempo che possiamo fare ancora bene. Dai, forza Italia. Dai. Partito il secondo tempo, subito forte l'Italia con Balotelli che ci ha provato. Dai ragazzi, calcio d'angolo adesso per l'Italia. Mario comunque l'ho visto in forma sia contro l'Arabia Saudita che stasera. Quindi dai Mario, dai forza, riprenditi questa Italia che probabilmente ci serve un attaccante così. Occhio al calcio d'angolo, la palla dentro! Dai, no! Dai, contro cross. No! Sempre Mario, sempre Mario! Bravo! Di nuovo calcio d'angolo, questa volta Berardi a batterlo. La palla in mezzo, cosa è successo non lo so. Comunque di nuovo per Berardi, cross dentro! No! Gliela tolta! Oddio! Dai! Gliela rubata Mario? Gliela tolta! Cazzo, chi è che... Oh, c'era questo che stop che ha fatto. Guarda quanto corre! Che cazzo è, Bolt? Guardalo! Tiralo giù, vecchio! Mamma mia! Che azione! Cioè, dal gol sbagliato al gol subito, questo Dembélé ha messo la quinta, la sesta, è partito! Porca troia, che velocità, che accelerazione! Buono, buono! Buona chiesa, buona chiesa! Bello, 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 bello! Bravo col corpo! No! Dai, così, così! Calcio d'angolo, dai, dai! Forza! Dai che l'Italia è entrata in forma, forza, forza! Calcio d'angolo, la palla dentro! Ma no! Il corpo l'ha messo indietro! Assurdo. Va bene, dai! Dai, buono, Caldara! Bravo, beh, dai, non è che suo mestiere! Bravo, dai! Dai, forza! Ma questo dove va? Vada sul muro, vada sul muro! Ma guarda, madonna, per fortuna che è fuori gioco! Mamma mia, sto di sciglio! San porta, dove vai, quello? In tre, gliela danno sui piedi a loro! Mamma mia! Oh, ci meritavamo di prendere gol, te lo giuro! Fa ste cazzate, in tre dietro! Mamma mia, oh! Occhio lì! No, dai una, dai una! Dai! Provala! Dai, che è un mancino, Berardi, cazzo! È sul tuo piede! Adesso parlo di questo. Guarda quanti pack! Guarda questo! Mamma mia, questo Griezmann! Vabbè. Dembélé! Accorcio più. Guarda. Mamma mia, per fortuna che ha sbagliato per una volta, mamma mia! Contropiede, dai, sveglia! Cioè, un passaggio due metri così fuori dalla prima. Guarda lì! 3 contro 2. Eccolo lì, guarda Dembélé! Tasi che ha sbagliato! Porca! Vabbè, ma D'Ambrosio, colpo di D'Ambrosio però, dai! Due errori, D'Ambrosio! Ma che cosa ha fatto quello? Non ho capito, ma due errori così, D'Ambrosio, ma che cavolo! Dai! Questo Dembélé è un fenomeno, però non possiamo fare questi errori qua, eh! Dai! Mamma mia, dove l'ha messa? È inquadrato D'Ambrosio, e te credo, ha fatto una patola! Ma sarà pure incartocciato e poi gliel'ha passato. Porca miseria, dove l'ha piazzato, eh! Imparato! Ovviamente uno dei tre giocatori più pagati di questa partita, Dembélé, ha tirato fuori quella magia che vale i soldi spesi, anche se questa è una nazionale. Francia 3, Italia 1, grande. Non so come cazzo ci è andato, ma veramente D'Ambrosio... Ma un po' mezzo acculato la destra, cioè non si può vedere. D'Ambrosio, cioè come cazzo ci è andato, perché dato un'equivalente stopparla, metterà giù... A Chiesa. A Chiesa, sì, ma non è più lì, ci vuole insegna. Buono 1-2, Chiesa, Balotelli! Dai, prima. Aspetta. Oh! No! Oh, no! No! Oh, ti giuro che sembrava gol! Ma che gol che avrebbe fatto! Porca miseria! Perché cosa abbiamo quella rete perfetta? Sì, guarda lì! E poi, mamma mia! Era golazzo, sembrava! Ti giuro che sembrava gol! Dai, va bene, bravi, dai! Per la palla di Insigne! Per Mario! Dai Mario! No! Si è preso di punta? Sì! Io tirava col mancino, faceva la finta e rientrava, non lo so! Guarda che palla, come ha tagliato bene, cazzo! Bello, dai! Finisce qui la partita, Francia nettamente superiore dal punto di vista tecnico, fisico, del gioco, penso qualsiasi... La mentalità! Mentalità, qualsiasi punto di vista veramente... Anche prendendo solamente i singoli, cioè ci sono nomi veramente pazzeschi della squadra della Francia. Abbiamo la Michele ancora contro l'Olanda, un'altra occasione per Mancini per capire ancora come gestire questa squadra. Sicuramente oggi
prestazione non a livello della Francia. Se volete vedere la reaction anche della partita Italia-Olanda, ragazzi, mi raccomando, lasciamo un bel mi piace, cerchiamo di superare i 5.000 mi piace. Scrivetemi qui sotto con un commento la squadra che ti farete voi il mondiale. Io ti farò la squadra mondiale, voi avrete una squadra preferita che ti o Germania o Francia, Argentina. Comunque scrivete il peggiore in campo di oggi. Vai, peggiore in campo di oggi e niente. Grazie a visione, ragazzi, è tutto e come sempre ci vediamo al prossimo video.